pochi tifosi dell'Inter presenti al derby tenteranno di dimenticare questa giornata nera. I milanisti invece la ricorderanno in eterno. La filosofia dei due allenatori, completamente agli antipodi, farà discutere molto. L'arrivo di Matteus addolcirà in parte l'amarezza nerazzurra. I fioretti dei frati trappisti rossoneri, a tavola e nell'alcova, potrebbero valere lo scudetto. Lo conferma il sindaco Pillitteri. Ah sì, ho visto che è una ricetta molto nuova che ha lanciato il Milan. Beh, devo dire che non so se spesso funziona, anche perché fra il dire e il fare c'è sempre di mezzo l'uomo che, come si sa, non è fatto di lei. Berlusconi ha chiesto ai giocatori del Milan un voto di castità prima del derby, sei d'accordo o no? Se fa bene alla squadra sì. E per te pensi che possa far bene? Non lo so, perché sono interista. Sono d'accordo con lui. Una settimana di pazienza pur di avere una grande vittoria del Milan. La signora Gullit non si sbilancia sull'argomento. Arrigo Sacchi certe cose dice di averle lette solo sui giornali. Trapattoni tira fuori dall'armadio vecchi scheletri e tenta di somministrare all'avversario veleni difensivi in dose da cavallo. Il Milan vince tutti i contrasti, fa pressing spietato, mette i propri attaccanti in condizione di andare in gol con frequenza impressionante. L'Inter non si tira indietro, ma subisce, ripiega e persino Altobelli fa il terzino. In avanti vanno tutti i rossoneri, ma Mazzenga ha una risposta giusta per ogni tiro ed in ogni occasione. Ma quanto può durare? Ancelotti va vicino al bersaglio. Grazie, traversa. Poi Gullit, da due passi, dà il meritato vantaggio al Milan su imbeccata di Evani. È un gol che sblocca psicologicamente una situazione difficile. Lo rivediamo. Per Gullit una grande giornata. Ma il governo del campionato è davvero in pericolo? Nella ripresa entra serena, ma non mette paura al Milan che continua a imperversare. Passarella conclude il suo soggiorno italiano con questa esitazione che permette a Virdis di fare 2-0. Un gol che rivedremo e che dà all'Inter il colpo del KO. I tifosi rossoneri non stanno nella pelle dalla gioia. Il Verona ha pareggiato. C'è qualche tentativo di scifo, ma anche se negli ultimi 30 minuti i nerazzurri mettono il naso nell'area rossonera, la sostanza non cambia. In questo momento il Milan ha un passo diverso, un peso tecnico maggiore, non ci sono confronti. La macchina rossonera è quasi perfetta e Napoli fa adesso meno paura, anche se Sacchi non ama i trionfalismi. Lei non si può nascondere dietro un dito, adesso lo scudetto è una cosa possibile. Beh, dipende sempre più dal Napoli che da noi, però noi ci dobbiamo credere, ci abbiamo creduto prima, non possono toglierci questa speranza. Poi se alla fine loro avranno giocato meglio, io credo che sia anche giusto che vinca il Napoli. E il primo derby in cui l'Inter non riesce assolutamente ad esprimersi, il primo derby che tu vivi dai pali in questo senso? Mi dispiace soprattutto per quella frangia di tifosi nerazzurro che credeva ancora che magari vincendo un derby si potesse salvare una stagione. Mi dispiace per loro perché in questo momento un'umiliazione così, essere a 13 punti dal Milan e 14 dal Napoli, deve essere davvero... No, è tremendo, perché io sono primo interista, per cui chiedo scusa a nome dei miei compagni e a tutta la tifoseria, perché davvero non ci sono parole. Il prossimo anno? Ah beh, ci sono ancora 3 partite. Il prossimo anno sono fatti del presidente e dell'allenatore riuscire a ricucire un attimino questa squadra che in questo momento davvero non ha né capo né coda. Ruud Gullit, questo derby se lo ricorderà anche per quest'occhio un po' pesto, cos'è stato? Va bene adesso. Adesso bene, ma chi è stato? Passarella. Un regalo. Succede, sì. Mi piace questa squadra, sono felice con questo giorno, con questa partita, perché così è calcio, così si gioca il calcio. Questo è un esempio come si gioca il calcio.